Ciao ragazzi, sono sempre io Tuccio Lorenzo, questo Tuccio TV e oggi siamo qui per un nuovissimo vlog. Ultimamente sì, sto registrando davvero tanti vlog, ma non preoccupatevi, questo è giusto per tenervi occupati in questi ultimi giorni di fine mese. Molto probabilmente verso giugno arriveranno nuovissimi video più concreti e con nuove attività che svolgeremo insieme, perciò non preoccupatevi. In questo vlog, invece, in particolare andremo a parlare delle energy drink, le famosissime bevande utilizzate da sportivi, dagli studenti o comunque da persone che svolgono lavori faticosi o pesanti. Diciamo che vengono utilizzati per tutti quegli ambiti o dopo tutte quelle situazioni che causano stress, quindi servono un po' per dare quel boost, quell'energia in più alle persone che le consumano. Molti di voi sicuramente diranno, ma le energy drink sono un argomento trattato ormai da tantissime persone. Tu nel 2019 che senso ha parlare delle energy drink? Ne hanno già parlati molti e magari forse la cosa può stufare. Però io dico anche questo, oltre a dare i dati teorici, che sono le cose che portano un po' tutti, io come ben sapete poi tendo a dilungarmi. A esprimere le mie opinioni, il mio parere personale, le mie idee, le mie esperienze. È questo che di solito vi interessa particolarmente a voi. Perciò, oltre alle notizie che ci vogliono, perché giustamente le cose teoriche è giusto che ci siano, però comunque, come ben sapete, a me piace parlare delle mie esperienze e credo che a voi piaccia ascoltarmi. Fatta questa premessa, passiamo subito alle energy drink. Cosa sono le energy drink? Cosa contengono al loro interno? Allora, le energy drink, come abbiamo già detto, sono bevande che danno energia a coloro che le consumano, danno uno sprint in più per affrontare comunque situazioni di sforzo, eccetera. Ed è vero perché effettivamente le energy drink offrono, danno questa energia, questa carica in più che di solito si cerca. Se si è un po' addormentati, ci si sveglia. Diciamo che aumenta leggermente i riflessi, funzionano. Per dire questa cosa, le energy drink effettivamente funzionano, se no non si chiamerebbero tali. Cosa contengono queste lattine, queste bevande al loro interno? All'interno di una lattina, infatti, possiamo trovare davvero tantissimi ingredienti, tanti si può dire, infatti vengono caratterizzate apposta anche per questo, dagli aromi, dagli acidi, dai conservanti, ma gli elementi o comunque gli ingredienti che rendono le energy drink tali efficaci sono quattro, ovvero le vitamine del gruppo B, la taurina, la caffeina e gli zuccheri. Andremo a vederli un po' più nello specifico. Le vitamine del gruppo B, in quanto tali, fanno più che bene al nostro organismo, anzi, tutti ci consigliano di assumere vitamine perché sono essenziali per il nostro corpo. E in effetti queste vitamine fanno più che bene. Il problema è che appunto su alcuni soggetti, non tutti, però se si eccede proprio il consumo di questa vitamina, se è troppa questa vitamina viene assunta, può causare problemi, ripercussioni fisiche, ad esempio sfoghi sulla pelle, rossore, reazioni allergiche. Diciamo chiaramente che è l'eccesso di questa vitamina a causare questi problemi. Idem vale per gli zuccheri. Come ben sappiamo, le energy drink contengono tantissimi zuccheri. In una lattina da 250 ml ci sono forse circa 6 zollette di zucchero. Sono tante, perciò diciamo che anche gli zuccheri, essendo tanti, se si eccede, come ben sappiamo, gli zuccheri fanno male al fegato, comunque non fanno bene. Adesso passiamo dalla parte delle mie esperienze, delle mie opinioni e delle mie idee. Questo perché fin da inizio video voglio farvi capire un concetto, ovvero il concetto dell'eccedere, dell'abuso. Ciò significa che appunto non bisogna incolpare le energy drink dicendo no, queste bevande sono dannose. È più l'abuso, l'eccesso di queste bevande a causare problemi, perché già loro di base contengono tanti ingredienti molto molto forti e particolari che hanno sul nostro corpo appunto determinati effetti. Se si eccede, ovvio che facciano male,
Ma un po' come tutte le cose, anche il cibo più comune come il cioccolato è un esempio. Se si eccede a mangiare cioccolato sappiamo che può fare male. Perciò anche le energy drink, diciamo, sì, di base hanno molti ingredienti che alterano un po' il nostro corpo, però se ne si consuma in una quantità modesta, equilibrando anche il nostro stile di vita alimentare, non si hanno problemi. Accenno il nostro stile alimentare perché sì, uno può bere anche una lattina di energy drink, ma se poi in una giornata si beve anche 6 caffè, 8 ciambelle, diciamo che salgono sia gli zuccheri che la caffeina e la taurina. Caffeina e taurina, attenzione, perché veramente molti dicono che bere energy drink durante lo sport aiuta, invece no, anzi peggiora la situazione perché già il nostro cuore è sotto sforzo. E poi noi beviamo queste cose per farlo battere più velocemente, diciamo che crea problemi, anzi a tanti proprio sono morti di infarto per questa cosa qui. Un altro problema è legato agli alcolici, non si consumano bevendo alcolici. Adesso io vi confesso una cosa, io faccio uso di energy drink, ma dovete tenere conto che io non bevo né caffè, né Coca-Cola, comunque questo tipo di bevande le bevo solo in casi eccezionali. E poi accompagno sempre la bevanda durante i pasti. E provate a indovinare quante ne bevo. Io bevo solo mezza lattina al giorno, mezza lattina. E non sto parlando, attenzione, non fraintendetemi, di quella da mezzo litro. Sto parlando di quella piccolina, la standard, la small. Da 250 ml, perché di solito ci sono due capienze, no? Quella da mezzo litro 500 ml e quella da 250. Ecco, io compro sempre quelle piccoline da 250, mezza lattina, sono 125 ml circa, facendo un calcolo più approfondito matematico. Quindi è proprio poco, no? Pochissimo. Però appunto nessuno vi vieta di berne una lattina intera, però dovete fare attenzione perché andando a inserire l'energy drink andrete un po' a modificare anche i livelli della vostra alimentazione, l'equilibrio della vostra alimentazione. Perché come ho già detto, l'energy drink avendo tantissimi ingredienti che veramente se inseriti nella nostra vita quotidiana sono rilevanti perché appunto ci sono tanti zuccheri, tanta caffeina, bisogna sapere un po' come gestirla, come metterla. Faccio un esempio, se dovessimo fare un grafico, inserire tutto quello che mangiamo dividendo in base a zuccheri e altre sostanze, vedremo che la caffeina è altissima delle energy drink, più di tutte, caffeina e taurina insieme. E gli zuccheri, come ho già detto, quindi appunto dobbiamo trovare un modo di togliere gli zuccheri, magari piuttosto che mangiarci 8 ciambelle ce ne mangiamo due, invece di berci 6 caffè ce ne beviamo due. Questo è un modo, nel senso bisogna sapere noi stessi equilibrare un po' le cose. Perciò, ragazzi, davvero, questo è per spiegarvi io quello che penso, perché appunto io le bevo ormai da tempo, ma non mi hanno causato problemi. Certo che se mi metterei anche io ad abusare, ovvio che fa male. Poi dipende da persona a persona, ci sono soggetti che bevendo anche mezza lattina al giorno, dopo una settimana si sono sentiti male, ma il corpo di ognuno di noi è diverso, reagisce in modo diverso. Diciamo che a me non crea problemi. Io le energy drink non le bevo perché per la questione dell'energia, cioè io non ho bisogno dell'energia di queste bevande, perché io sono già energico e attivo di mio, sveglio, pronto, coi riflessi attivi. Però appunto le bevo perché mi piace il gusto, no? Quell'aroma un po' fragoloso, poi ci sono anche altri gusti, quindi mi piace berle apposta, ma lo scopo per cui le bevo non è di certo l'energia. O comunque dovete capire voi come organizzare un po' la vostra alimentazione. Ciò, attenzione, non significa che dovete rinunciare ai pasti per le energy drink. Attenzione, non fraintendetemi, non voglio dire questo. Perché appunto, mai una cosa del genere. Però dovete cercare un po' di equilibrare, togliere gli zuccheri dove capite ce ne siano troppi. E un po' fare un punto della situazione, così potete bere anche quella senza problemi. Io concludo un video con questo messaggio, dicendo che le energy drink in sé per sé non fanno male, ma appunto se si eccede o se accompagnate da un'alimentazione sbagliata,
o se le si beve appunto durante lo sport o le si assume insieme magari all'alcol, possono creare problemi, perché come ben sappiamo anche l'alcol sono micidiali, no? Per il fegato ci ammazzano. Quindi ragazzi, io concludo qui questo video, spero che il mio messaggio sia stato chiaro. Come sempre, se vi è piaciuto lasciate un like, commentate, fatemi sapere la vostra e noi ci becchiamo al prossimo video da Tuccio TV. Ciao!